tecnologia, adoro tutto quello che la riguarda, adoro guardarla, adoro paragonare una marca con l'altra, adoro leggere indiscrezioni a proposito di quello che arriverà sul mercato, adoro curiosare nei negozi che vendono apparecchi elettronici, adoro comprarli, adoro scartarli anche quando arrivano in quelle confezioni con le bolle di plastica, li adoro. Sono un fan di Apple, sono di parte quando si parla di Apple, sono un appassionato di Apple, sono un seguace del culto di Mac. Come molti di voi, ho ceduto alle lusinghe di Linux e alla fine degli anni 90 ho commesso atti impuri con un paio di sistemi Windows. La prima cosa su cui si mettono a lavorare insieme è un aggeggio pirata. Una scatola che collegata alla rete telefonica ti permette di telefonare gratis in tutto il mondo. Salve Vaticano, qui è la Casa Bianca che parla. Ho in linea Henry Kissinger per il Papa. Il cardinale, o quel povero disgraziato che risponde al Vaticano nel cuore della notte, dice: Sua Santità sta dormendo. Sì, ma la prego di attendere in linea, provvediamo subito a svegliarla. E Wozniak risponde: Oh mio Dio, mi scusi, non lo faccio, ho sbagliato numero, no, la prego, non svegli il Papa, addio! Era una macchina bellissima. Aveva questo guscio bianco sporco e queste scanalature nella parte alta della base, verticali, perfettamente intagliate. Shenzhen è una città senza storia. 31 anni fa era semplicemente un villaggio di pescatori. Era bellissimo. Oggi Shenzhen è una città di 14 milioni di abitanti, è più grande di New York, è la terza città più grande della Cina. Ed è da lì che provengono quasi tutte le stronzate tecnologiche che compriamo. Il mio piano è questo: farsi portare dal taxi fino ai cancelli principali della Foxconn, scendere dalla macchina con la traduttrice e a quel punto stare davanti all'ingresso principale a parlare con tutti gli operai e il personale in entrata e in uscita che hanno voglia di parlare. Lo stabilimento della Foxconn a Shenzhen conta 430.000 operai. Oltre ai cancelli alle spalle delle guardie ci sono i vari edifici della Foxconn e da ognuno di questi edifici sporgono delle reti. Sono state installate perché nello stabilimento della Foxconn a Shenzhen è in atto un'epidemia di suicidi. Settimana dopo settimana, un operaio dopo l'altro sale sul tetto di quegli enormi edifici e si butta giù, ammazzandosi in modo brutale e plateale, senza considerare che date la Foxconn una pessima immagine. Infatti la Foxconn, dopo mesi di suicidi, ha fatto installare le reti. La sicurezza sul lavoro, secondo la Foxconn. Le reti. A tutti piaceva l'iPod Mini. Ma un giorno, in una delle sue fantastiche presentazioni multimediali di un nuovo prodotto, Steve Jobs dice: Da oggi l'iPod Mini non esiste più. Al suo posto vi presentiamo l'iPod Nano. Sì, il Nano è ancora più piccolo del Mini. Sì, è proprio quello che volevo, così lo perderò ancora meglio. Tutti sono felici, mentre Steve se ne vola via col suo elicottero nero. La stampa specializzata gode, è un giorno memorabile. Steve Jobs era molte cose, ma soprattutto due. Inestricabilmente connesse l'una all'altra. Era un visionario e un pezzo di merda. Stay hungry, stay foolish.
Quando Steve Jobs ci ha mostrato l'iPhone per la prima volta, la metafora cambia. Via il cursore, via l'interfaccia a finestra. È semplicissimo, perfino un bambino lo può usare. Tutto diventa touch. Ma i cambiamenti sono ancora più profondi. Non si può toccare quel sistema operativo. Appartiene alla Apple, e solo alla Apple. Non potrai mai su quelle macchine installare programmi tuoi, li potrai invece scaricare dai server della Apple, che sceglierà cosa proporti e si prenderà una bella percentuale dell'incasso ogni volta che ne compri uno. Da occidentale mi aspetto che una fabbrica che produce sofisticati apparecchi elettronici sia sommersa dal rumore delle macchine. Ma in un posto dove il costo del lavoro è praticamente zero, tutto quello che può essere fatto a mano è fatto a mano. La giornata lavorativa in Cina è divisa in turni in media di 12 ore, ma spesso sono più lunghi, 14, 15, si arriva anche a 16 ore al giorno, 16 ore filate al giorno, e qualche volta anche di più. Proprio mentre ero in Cina, un operaio della Foxconn muore dopo aver lavorato 35 ore consecutive. E non è un caso eccezionale. E quelli che lavorano lì dentro sono i migliori e i più in gamba della loro generazione. Sono quelli fuggiti dai loro villaggi per costruirsi una nuova vita in città. Sono esattamente quelli che potrebbero avere il coraggio di pensare alla democrazia.